Questo progetto principalmente riesce a darti il coraggio, la voglia di esprimere le tue idee e diciamo, mettere in gioco tutto te stesso con la passione e diciamo, cercare di spigliarti, quindi di darti parola, anche se in questo mondo in cui sembra che parlano solamente adulti, invece anche noi giovani abbiamo voce in capitolo e appunto qua davanti a una platea numerosa presentiamo noi stessi. A spiegare cosa sia e cosa abbia significato per lui il programma educativo TED-Ed è uno dei 14 studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia che sono saliti sul palco del Teatro Breck di San Sisto per l'evento Echoes from the Future, appuntamento conclusivo del progetto TED-Ed per l'anno scolastico in corso. Nella scuola perugina è infatti attivo dal 2018 un TED-Ed Club, facente parte della storica associazione statunitense no profit TED, nata con lo scopo di divulgare idee che vale la pena di diffondere. I ragazzi imparano delle tecniche di public speaking, ma la vera novità, la vera innovazione che TED propone è quella di diffondere le loro idee. E noi siamo l'unico TED-Ed Club dell'Umbria e tra i 200.000 di tutto il mondo, perché la vera potenzialità è che i ragazzi andranno all'interno di un network internazionale e attraverso un format internazionale. Quindi apriamo le nostre porte al mondo. I 14 studenti del Volta, davanti a centinaia di loro compagni e di fronte a una platea in cui erano presenti anche il vice sindaco di Perugia Gianluca Tuteri e l'assessore regionale Michele Fioroni, hanno affrontato tematiche che hanno spaziato dall'introspezione ai media, dai falsi miti a Futurama. E lo hanno fatto con brevi e incisivi interventi di circa 15 minuti ciascuno. Questo è un progetto che sviluppa proprio la mente, nel senso che li abitua a comprendere le persone che hanno davanti, le dinamiche relazionali, e quindi loro in questo anno scolastico hanno anche studiato queste tecniche di comunicazione. Il TED permette agli studenti veramente di usare uno speaking più fluente e non avere in un certo senso paura delle persone che loro si possono trovare davanti durante anche l'attività lavorativa o nella vita quotidiana.